Per la prima volta è stato il quartiere di Saioni al centro di Vivi Città, arrivato alla 35esima edizione. La manifestazione podistica Circuiti Compensati, organizzata dalla WISP, porta con sé sempre un messaggio di pace e convivenza e anche di attività sostenibili in questa edizione per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sui temi della vivibilità ambientale e sociale. E proprio Saioni è stato scelto per aiutare il quartiere nell'allontanare quel senso di insicurezza che si respira da tempo. Quartiere che è stato un po' agli onori delle cronache non sempre positive, però noi vogliamo in questo modo dare il nostro contributo per creare quei momenti di associazione tra le persone, di partecipazione, e crediamo che una manifestazione come Vivi Città, che giunge alla sua 35esima edizione e che fa riferimento alla vivibilità delle città, alla partecipazione in comune, sia una manifestazione che capita a proposito, insomma. Sono momenti di sport, di salute, momenti di intrattenimento, quindi tutto positivo. Negli ultimi mesi ci sono maggiori controlli, i problemi rimangono, ma i controlli si sono intensificati. Poi queste iniziative come la nostra del mercato settimanale aiutano a ricreare una aspettativa positiva nei confronti del quartiere. Venendo alla parte agonistica, la corsa è stata vinta da Giuseppe Marini alle spalle di Satigliano Metusci e Leonardo Fatichenti. In campo femminile, successo per Francesca Volpi. Prima volta, sono contenta. Bel percorso, tra l'altro. Sì, bel percorso, tutto pianeggiante. Centro città, natura, bello, bello, mi è piaciuta. Io sono un aretino, corro a Città di Castello, però comunque sono di Bagliate d'Alda, quindi essendo un aretino, Arezzo non lo conosco troppo bene. E oggi ho avuto l'occasione per visitare un po' tutto, però come ho detto, è dura correndo, è meglio magari andare via in compagnia a fare una passeggiata, allora me lo godo di più. Comunque bene, complimenti anche a loro che dai, siamo partiti sinceramente veramente forte. Io e Satiano siamo partiti i primi metri anche sotto i 3, ci siamo anche guardati, però veramente, veramente un bel percorso, una bella gara e sono contento, più di così non si può chiedere. È stata una gara anche dal punto di vista tecnico discreta, perché la presenza di Marini, poi di Satigliano e altri atleti hanno permesso di vedere anche un aspetto tecnico, diciamo, buono. E poi anche a livello femminile molta incertezza, perché fino alla fine tra la Volpi, la Sanarelli e la Rossi, insomma, è stato nello spazio di poche decine di metri, quindi direi anche da questo aspetto qui non male. A livello veterani c'è stata anche lì lotta serrata fino agli ultimi metri fra Basile e poi Soldini, quindi direi che è stato un buon risultato, ecco, considerando la prima volta che si faceva qui, quindi molti potevano avere anche qualche perplessità sul percorso, sull'organizzazione. Mi sembra che sia andato anche tutto bene da un punto di vista, diciamo, tecnico-organizzativo. Credo che sia importante qui insistere, perché questo è un posto dove un po' di tempo fa c'era stato qualche problema. Ora però questi problemi si risolvono e quindi vediamo che di fare delle iniziative che portano, diciamo, gente e fanno capire che in via Vittorio Veneto ci si può andare, e ci si può andare di giorno e di notte.